in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda. Forse non è un caso che la colonna sonora di questo primo maggio sarà la canzone più canticchiata dell'ultimo Sanremo, Una vita in vacanza. Ma non è una bella vacanza. In Calabria il tasso di disoccupazione è del 19,3%, il doppio della media italiana e circa 8 punti percentuali in più rispetto a 10 anni fa, quando, sempre in Calabria, i disoccupati erano solo, si fa per dire, l'11%. La provincia dove è maggiore il numero di persone senza lavoro è quella di Crotone, dove il tasso di disoccupazione sfiora il 30%. Seguono Reggio con il 22,2%, Cosenza con il 21,2%, Catanzaro con il 19,4% e Vibo con il 18%. Ma a far tremare davvero le vene e i polsi è la disoccupazione giovanile, che in Calabria tocca quota 55,6%. A passarsela peggio sono, come al solito, le giovani donne. Quasi 7 su 10 non lavorano. Numeri che fanno della Calabria la quinta regione europea dove maggiore è il disagio lavorativo per i più giovani. E lo dimostra in maniera drammatica la crescente migrazione, che ormai ha raggiunto livelli da anni 50 e 60. Fecero scalpore nel gennaio scorso le immagini dei terminal degli autobus a Cosenza presi d'assalto dopo le feste di Natale da migliaia di giovani che tornavano nelle regioni dove lavorano e studiano. Ma anche quando il lavoro c'è, è spesso irregolare. A fronte di un quadro nazionale che vede il 13,5% degli occupati lavorare in nero, la nostra regione risulta essere quella dove il numero degli irregolari è più alto in assoluto, con un tasso medio di oltre il 23%. Insomma, sarà primo maggio anche in Calabria, ma c'è davvero poco da festeggiare. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione. Enrico De Girolamo per la CNews 24.